Signore e signori, buonasera. Siamo sempre su Tele Radio Cinghiale Stereo Network, il canale più seguito di YouTube. Almeno così ci conviene dire, anche se sappiamo che tutto ciò non corrisponde a realtà. Diciamo che comunque, non essendo sponsorizzati da nessuno, e i nostri video tra l'altro si trovano solo su quel canale di YouTube, sembra che siamo abbastanza seguiti. Ricordiamo però che comunque il nostro sponsor è sempre l'azienda Le Rose Domenico Elettrauto in contrada Maiolungo, zona industriale di San Marco Argentano Scala. Ricordate sempre, zona industriale di San Marco Argentano Scala. Quest'oggi è l'ultimo giorno di aprile, questo è un mese di aprile che veramente per quanto riguarda gli ultimi giorni è stato veramente traumatico. In questi ultimi tre giorni si è bruciata la scheda del mio telefono e ho perso tutti gli indirizzi che avevo memorizzato praticamente nella scheda. Dopo si è bruciata la batteria della moto perché ho dimenticato le luci accese, quindi mi raccomando, questo è un buon consiglio, non dimenticate mai le luci accese in macchina o su qualsiasi vostro automezzo, perché alla fine o si brucia qualcosa nell'impianto o si brucia la batteria. Per il resto ancora non sono riuscito ad aggiustare il mio flipper, quello che si trova praticamente nei miei studios. Sto aspettando ancora un mio amico che lo deve venire a riparare, ma in compenso ho iniziato a girare questi film, questi piccoli filmati che raccontano un po' la vita di un 44enne come me, che fra poco, se Dio vuole, compirà 45 anni il 10 di maggio, e mi sono ripromesso di mettere un filmino al giorno, se Dio me lo permetterà, sul canale di YouTube, appunto, per documentare quello che faccio giornalmente. Adesso sto andando nella città di Cosenza perché praticamente devo andare a prendere la batteria per il mio motoveicolo. Come sempre qui c'è traffico, siamo allo scalo di San Marco, traffico sempre incallito. Abbiamo imparato che non dobbiamo mettere canzoni in sottofondo, non possiamo sentire neanche la radio quando facciamo i video, perché altrimenti violiamo i diritti d'autore. E così dobbiamo registrare alla muta, solo con la nostra voce. Questi suonano, hanno tutti fretta. E chiaramente in questi video parleremo un po', parleremo sempre di queste nuove frontiere che sono offerte da questi telefonini che ormai ci permettono di fare cose pazze ogni giorno. Qui ci sono pullman che vanno e vengono da Bologna, da Parma, da tutte le parti d'Italia. E ritorniamo al solito vecchio discorso di come siamo combinati in Italia. Un pullman che porta 40 persone, 40 euro a persona di biglietto, incassa 1600 euro, ne spende 3000 tra andate e ritorno di spese, autisti e altre cose varie. E l'Italia continua ad andare avanti mantenendo questi carrozzoni infiniti che ormai hanno a tutti gli effetti preso il posto dei treni, perché ormai si viaggia solo in pullman o con auto private, come potete ben vedere. Chiaramente la situazione è questa, è come dire, si continuerà così. Ecco qui un altro, sono tre pullman che sono arrivati adesso e continuiamo. Io ho sempre espresso il mio parere su questo argomento, sull'argomento trasporto, è sempre molto interiano. Abbiamo un parco di veicoli che è praticamente immenso per una nazione come la nostra, che continua a produrre inquinamento, spese, debito, ma tanto continuiamo ad andare avanti così. Credo di essere uno dei pochi che nel sud, ancora nel sud Italia, continua a credere in queste cose, le dice ogni tanto, ma è solo tempo perso, non caveremo un ragno dal buco, si continuerà così con questi aumenti della benzina, del gasolio. Noi siamo anche oggi a bordo del nostro veicolo a metano che continua a spassarci avanti e indietro, a portarci con dei costi che sono per fortuna molto minori di quelli del petrolio, del gasolio e della benzina. E qualche tempo fa, parlando tra me e me, pensavo, se qualcuno mai ascolterà questi miei piccoli programmi, pensavo che, ricordo circa 25 anni fa, avevo la mia piccola Panda diesel, percorrevo circa 800 km con 20.000 lire, andavo a fare le famose 20.000 lire di gasolio, facevo il pieno. E parlando di questa cosa, ciao Frangè, a te e al tuo trattore,
parlando di questa cosa mi sono ricordato che adesso percorro circa 500 km con 20 euro, che poi sono comunque 40.000 lire, però sono rimasto, come dire, forse uno dei pochi che si è mantenuto su quei costi minimi che c'erano anche allora, non mi sono discostato di tanto. Poi ripeto, purtroppo voglio citare anche il mio amico Carmine, che spesso mi ricorda, anzi lo ricordo io a lui a questo punto, che questa è una società dove comunque devi sempre consumare, è inutile pensare di mettere qualcosa da parte, qualche soldo da parte, è inutile, perché comunque se non si rompe una cosa se ne rompe un'altra, se non hai bisogno tu ce l'hanno gli altri, ce l'hanno i figli, ce l'hanno i genitori, ce l'hanno i fratelli, ce l'hanno gli amici. Quindi se è vero come è vero, come diceva anche Vecchioni ieri sera, che qualcuno, la regia che sta di sopra, come dico sempre io, ci governa in modo da essere, come dire, indispensabili l'uno per l'altro. Qui adesso imbocchiamo l'autostrada, dove poi il nostro filmato terminerà dopo l'autostrada, perché praticamente vi farò vedere adesso un lavoro che va avanti qui da più di 10 anni, stanno facendo le gallerie nuove tra Tarsia e Cosenza, e niente, praticamente delle gallerie che tra l'altro saranno peggio di quelle che c'erano prima, ci prendiamo solamente un bel po' di fumo quando ci passiamo dentro, tutti accodati uno presso l'altro. Io qui di solito rallento sempre per non stare al culo di qualche macchina e non prendere fumo, in modo da attraversare la galleria, i limiti sono sempre di 60 all'ora, in modo da attraversare la galleria nel minor tempo possibile e non avere problemi, mentre gli altri poi corrono prima nella galleria e quando arrivano nella galleria rallentano, come se praticamente stare nella galleria fa bene. Ricordiamo che qui siamo sempre in zona gallerie di Maiolungo, che praticamente sono le due gallerie parallele su due lati, che dopo ben 60 anni sono state ricostruite. Diciamo che siamo praticamente presso lo svincolo di Tarsia Sud, diciamo che dopo tanti tanti anni sono state ricostruite. Anzi, ancora non sono finite, qui vedete c'è il cantiere, guardate sulla vostra sinistra, lo potete ben distinguere. E ancora siamo qui in attesa, stanno allargando, come vedete, cantieri su cantieri. C'è la legge obiettivo numero 443 del 2001, qui progetto esecutivo del 2007, siamo nel 2012, ancora non sappiamo quando verrà fatta l'inaugurazione di questa che è la nostra tanto amata Salerno-Reggio Calabria, sempre più incasinata. Ed ecco qui, queste sono le due gallerie. Se guardate sulla vostra sinistra nel monitor vedete qualcosa, i vari cantieri. Dicono sempre che tra poco finiranno, ma non si sa bene quando. Adesso acceleriamo e tiriamo su il respiro. A fra poco. Mi sono sempre chiesto perché la gente, guardate, adesso non ha caricato questa banda, sembro io quando avevo la mia banda diesel, caricavo di tutto, con lo zingaro andavo, senza offendere gli zingari, io amo il mondo rom, mi definisco anche io zingaro spesso, lo sono stato per buona parte della mia vita. Se il telefono permette filmeremo fino a che arriveremo a Cosenza, così vedrete oggi in diretta una delle giornate di Teleradio Cinghiale Stereo Network. Dicevo, non riesco a capire come mai la gente va a 60 all'ora nella galleria e a 70 all'ora sulla strada normale, praticamente nella galleria si ci diverte, prende tutto il fumo della galleria senza problemi, invece di uscire subito, entrare e uscire subito, resta lì perché pensa che nella galleria si stia bene, si respira tutto il fumo che c'è dentro con tutta tranquillità. Qui, come potete ben vedere, questo tratto è stato inaugurato neanche un mese fa.
ed è stato immediatamente chiuso, subito, chiaramente. Ecco, adesso stiamo per riprendere il tratto nuovo, chiudiamo il vetro. Ciao, Cabarò! Adesso stiamo andando verso Cosenza. Questo è il tratto nuovo a pezzo di corsia d'emergenza a sinistra. E qui siamo nei pressi del vicolo di Tarsia. Eccoci. Benissimo, si salta, perché avete visto, si sposta il telefono, perché io non l'ho toccato apposta per farvi notare che l'autostrada è fatta talmente bene che io ho preso quello scalino a 140 circa, sono poi 130, e si è spostato il telefono. Pensate alla mia schiena di quanto si può essere spostato. Siamo già nel tratto che va quasi a Tarsia e Torano. Adesso vedrete quante volte si sposterà il telefono prima di arrivare a Cosenza. Eccoci, sono splendide giornate queste. Io voglio celebrare maggio, perché maggio è il miglior mese dell'anno, secondo me, non perché sono nato io, ma proprio perché sono delle giornate meravigliose. Il Fiore della Magnolia, ci ho fatto anche una canzone sopra, il 8 di maggio, una canzone molto bella che parla appunto di maggio, di questo mese che ha il mese delle rose, ma non si dice anche il mese dei giunci poi alla fine, però è anche uno dei, tipo, dovrebbe essere considerato il miglior mese, però veramente è un mese meraviglioso. Ci sono delle giornate con dei tramonti meravigliosi da vivere veramente insieme. È un mese veramente bellissimo. Siamo già a 12 minuti di filmato. Dobbiamo comunque ringraziare, qui c'è un'altra direzione, come potete vedere. Abbiamo sempre fatto un lavoro, effettuato la regia dal signor Salvatore Benarelli, che mi accompagna in questa mia avventura. E anche di questo potentissimo mezzo che riesce a fare anche video molto lunghi, rigorosamente in HD, una definizione impeccabile. Faccio un po' di pubblicità all'azienda che ha prodotto questo telefono, per chi non lo sapesse, è un Samsung. Omni AI 8910, uno dei migliori telefoni secondo me che la Samsung abbia mai prodotto. Ecco qua, una bella fila anche qui. Sono le 18:55 e ho già chiamato l'azienda che mi deve fornire la batteria, che me la lascia con un regolare scontrino presso il bar a Cosenza, dove la valdrò poi io a ritirare. Qua siamo nei pressi dello svincolo di Torano. Noi siamo lenti perché andare a Metano ci costa un po' poi il fatto di riprendere, però abbiamo gente che cammina veramente addormentata sulla strada. Vabbè, sorvoliamo, riprendiamo il nostro discorso. Qui questo tratto autostradale mi ricorda tante belle avventure, perché nel periodo in cui avevamo la nostra ex Radio Antenna 2000, su questo tratto autostradale era molto ascoltata la nostra radio. Parliamo degli anni 80, quando c'era tanta voglia di fare radio, c'erano le persone giuste, c'era tanto entusiasmo, tanto stare insieme soprattutto. In quanto l'amicizia era, come dice Renato Zero, era vista come un'amicizia in pareggio. Quando tu non devi dare a me, io non devo dare a te, quella era la vera amicizia. Negli anni poi anche il sentimento dell'amicizia è cambiato, è diventato una sorta di affare, quanto dai tu a me e quanto do io a te. La rosa, quanto do io a te, non quanto, come dicevi tu. Tanto si sbagliava alla grande, e si sbagliava alla grande allora, ai tempi di quelle potenze, di quei 1000-2000 watt sparati da postazioni che si trovavano dappertutto sulle nostre montagne, sulle nostre colline, quando c'era quell'antagonismo vero, che poi alla fine ci univa tutti quanti in una grande famiglia. Adesso tutte queste cose non ci sono più, e io ho deciso comunque di mettere su YouTube questi miei pensieri che ricorreranno in varie giornate di questa estate del 2012,
Ricordiamo poi, potrà essere anche, non credo nella protezione delle maglie, io più che a tutti quei disastri bruciati delle maglie credo in una sorta di grande cambiamento che avverrà, questo famoso, pare che sia 23-12 del 2012, dovrebbe essere poi giorno più, giorno meno, 23-26 del 2012. Comunque cerchiamo di vivere veramente bene questi giorni, di viverli con un'intensità particolare, perché non sarà vero, ma potrebbero essere tutto. E allora, anche per questo, sto, come dire, ho aggiunto anche quest'altra pagina alla mia vita, questa pagina firmata YouTube, che rimarrà almeno fino ad allora, perché poi se succederà veramente quello che i Maya hanno preannunciato, non rimarrà niente della rete, non rimarrà niente di computer, non rimarrà niente di questo vostro pianeta. Io quello che voglio dire è comunque qualcosa di importante. Io sto vivendo questo anno più intensamente degli altri, ma non solo perché c'è questo fatto della profezia Maya o perché queste cose di cui sto parlando, ma perché sento che la Terra ci sta mandando dei segnali di cambiamento. È come se il pianeta stesse dicendo: fate qualcosa, siete ancora in tempo, cambiate il vostro modo di vivere. Un gesto minimo che ognuno di voi può aiutare me, pianeta, me, Terra, a far sì che non succeda niente di grave, di brutto, di drammatico per i nostri figli. Io ne ho due, un altro deve arrivare, quindi forse sento questa cosa più forte degli altri, più fortemente, ma è un appello che lancio anche da YouTube, che qualcuno magari vede questo video da qualche altra parte del mondo, deve sapere quello che io sto pensando in questo momento. Oggi che è il 30 di aprile 2012, che è stato un mese, almeno alla fine, un po' scontroso in tutti i confronti, ma d'altra parte, come dicono tanti, non si può avere tutto dalla vita, ogni tanto bisogna avere, ogni tanto bisogna dare, ed è giusto anche perdere qualcosa, è giusto avere anche dei momenti di difficoltà, perché ci aiutano a capire quello che poi è la nostra vita fatta di successi, di insuccessi, di tante cose che, come dire, ci arricchiscono, la vita è fatta così, ci sono tante cose che ci arricchiscono e che giorno dopo giorno contribuiscono a fare in modo che la vita sia veramente bella, degna di essere vissuta, perché anche nei momenti di sconforto, nei momenti in cui mi viene da buttare tutto all'aria, lo faccio anch'io tante volte, bisogna sempre pensare che Dio ci ha dato questo meccanismo, che noi chiamiamo vita, questo corpo che noi trasportiamo insieme alla nostra anima, insieme a tutto quello che sentiamo, e noi dobbiamo rispettarlo, dobbiamo far sì che cosa, questa nostra vita giunga al termine ricca di ma non ricca di soldi, perché oggi si pensa troppo ai soldi, ma ricca di tante cose, di tante cose vissute, di tante persone viste, di tante persone a cui hai stretto la mano, a cui hai detto sei stato un amico, a cui hai detto ci rivedremo un giorno. E non basta dire ci rivedremo un giorno, ma ci vuole soprattutto la forza e il coraggio per andare a rivedere questi amici, a rivedere queste persone. Adesso mi sto avvicinando a Cosenza, siamo allo svincolo di Montalto. Forse negli anni io ho conosciuto tantissime persone, veramente tante, dappertutto, in Italia, all'estero, in terra, in nave, in mare. A ognuno ho regalato un sorriso, ho regalato 25 minuti di felicità, che è quello che forse adesso fare meglio. Mio amico Francesco mi dice spesso, lui non vedrà sicuramente questo video, ma io parlo anche di lui, dice sempre tu sarai ricordato una volta nella vita. Era Francesco, hai ragione, sicuramente sarà così. Sarà così perché tutto quello che ho detto negli anni, poi è ritornato molti anni dopo, e ha fatto successo, ha costruito quello che adesso è la televisione, la rete, questo grande mondo di comunicazione che ogni giorno ci contraddistingue. Non tanti sapevano, neanche noi sapevamo quando abbiamo iniziato probabilmente nel 2000, nell'82, quello che doveva succedere dopo. Però magari allora uscivamo, facevamo delle interviste alla gente fuori, mandavamo in onda senza filtri, senza montaggi, senza niente.
tutto questo è diventato quello che oggi fanno tutti, ma io sto notando una cosa, anche lì, anche sulla rete, vai a cercare, vai a vedere, ma poi di vero, di reale, c'è poco o niente. Io quando mi sono iscritto ad esempio su reporter.it, che è una cosa che molti vedono, la vediamo anche su TG1, la vedevamo prima, adesso la vediamo poco, forse sarà successo qualcosa. Però poi in fondo non è facile creare, fare dei film, renderli pubblici, renderli famosi, far capire che questa è roba fatta da gente che la fa col cuore veramente, che quella va a mettere su YouTube per far capire agli altri come fa. Io mi auguro che non voglio lucrarci, non voglio farci soldi su quelle radio cinghiale esterne, assolutamente, ma voglio solo che la gente capisca che noi, e io particolarmente, e anche i miei amici, padre di Francesco Bruno, di Francesco Martini, di Oscar De Rossi, di Giancarlo Chigi, e tutte quelle persone che mi sono state vicine quando io ero malato, Francesco Ciccio, di Dino Simone, che poi mi dicono, perché mi dicono, vedete qualcosa, venite a vedermi quando vado a suonare, quando faccio i mini, non ho tempo. Neanche loro che non hanno il tempo, io il tempo ce l'ho, mi dovrei averne meno degli altri, per fare ancora questi video, per parlare di Fiorello, per parlare dei film di Fabio Freddo, per parlare di tutto quello che oggi la comunicazione può fare. Quella sera mi metto nei miei magazzini a lavare dischi, a registrarli, a trasformarli negli MP3 e poi li vado a suonare nelle piazze. Vi dico una cosa, cari ragazzi miei, che ormai non avete più tempo, io quando vado a suonare sono i miei dischi ancora, li sono con computer, li sono su CD, qualche volta riuscirò pure a suonarli come dischi. Io ancora godo quando faccio queste cose, sono contento. Ogni cosa che faccio mi dà qualche anno di gioventù, mi apre. Anche quando sento suonare un disco dopo che lo lavo con altro, con sapone, con tutti i mezzi che sto escogitando in questo periodo per lavare, per me è una grande emozione. Spero che questa sia un'emozione anche per i miei figli. Forse per loro sarà un'emozione sentire questo video, se arriverà magari a loro, se loro combinano. Il papà aveva voglia di fare ancora queste cose alle soglie dei 50 anni. Quest'oggi sto parlando per 23 minuti, voglio vedere se ancora riesco come allora, che facevo 3-4 ore di programma di mattina a condurre un programma radiofonico. Questo di oggi per me è un programma radiofonico della strada scuola e io sto arrivando solo alle porte di Cosenza, perché questo è comunque un programma che sia un buon augurio per tutto quello che devo fare dopo, negli anni a venire. Questo è uno dei più lunghi video che ho caricato su, papà, Terrassi, grazie, è passato, che ho caricato fino adesso su YouTube. Questo è uno dei video più lunghi, sì, questo a 80, tranquillo, non voglio spostare perché io, piano piano, mi raccomando, vabbè, va benissimo. Con gli occhiali neri, quindi non guardano niente, e noi poi rischiamo, siamo noi poi quelli che corriamo, che facciamo i danni in autostrada. Dicevo, mi auguro che questo video abbia tante visualizzazioni, non so come lo chiamerò, ma meno che da quello che vedo su tale radio cinghiale esterno, quando li chiami autostrada, Salerno Reggio, i video vengono visti da molte persone. Mi auguro che chi lo vedrà questo video non si annoierà, ma che comunque riesca a capire quello che voglio incontrare anche a questi video, con questi ragionamenti. Ho messo 23 minuti e 54, sono alle porte di Cosenza. Adesso sto per entrare nell'ultima galleria. L'ultima galleria è quella che mi separa poi da Cosenza. Ecco, un'altra deviazione, tanto per cambiare. Eccoci. Io non lo so, questa autostrada. Vi dico una cosa, sto per concludere il video, vi dico solamente una cosa. Sono 25 anni che percorro questa autostrada. Non è un giorno, 25 anni sono tanti. E in 25 anni, mi duole dirlo, ma forse l'avrò percorsa da Cosenza a San Marco Argentano 5-6 volte, non di più, senza incappare in una deviazione. Veramente, questo è una cosa che mi duole dire, ma quando sento tutte queste persone, questi grandi uomini dell'ANAS, dei grandi cantieri, dei grandi appalti che vanno in televisione a inaugurare
nuovi tratti autostradali che poi diventeranno automaticamente di nuovo interrotti dopo una settimana. Ma guardatevi un po' nelle vostre coscienze e pensate a chi usa giornalmente queste autostrade, che per fortuna abbiamo ancora senza pedaggio, ma che sono sempre perennemente in queste condizioni. Diteci, guarda, certe volte guardate voi che mi ascoltate, non so proprio cosa dire per far cambiare questo nostro sud che è perennemente in stato di agitazione. Qui non cambieremo mai, non, si continuerà così. Io sono qui da oltre 40 anni, diciamo che 10 non ho capito niente perché ero troppo piccolo, ma in 35 ho capito un po' come funzionano queste cose e mi duole dire che siamo sempre allo stesso livello. Eccoci qua, stiamo entrando a Cosenza, tra poco, e vediamo se riesce a spostarti un po'. Grazie, mi raccomando, non ti cacciare gli occhiali neri, perché c'è un sole terribile. E siamo arrivati a Cosenza, dicendo, speriamo che cambi qualcosa prima o poi in questo nostro sud. Speriamo, speriamo veramente. Speriamo veramente che qualcosa possa cambiare. Adesso vado un attimo qui alla Rem a prendere un paio di spinotti e poi andrò a prendere la batteria lì dove me l'hanno lasciata al bar. Grazie a tutti da Roberto De Francesco e da Radio Cinghiale Stereo Network, anzi da Teleradio Cinghiale Stereo Network. Ci sentiamo al prossimo video, ricordo, un video al giorno per rendere grazie a questo progetto che si chiamerà La mia vita su YouTube. Grazie a tutti, grazie, a presto. 27 minuti da San Marco a Gendarmo Scalo fino a Cosenza, grazie.